Bella raga, stamattina mi sono svegliata così. Oggi vi parlo di YouTube. Cosa penso io di YouTube? Ogni parola, ogni cosa è puramente casuale, quindi non pensate che io stia parlando di voi. E ora vi lascio con la sigla. Ciao. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Ciao raga, io sono Chiamatemi Guerriera e questo è il mio canale. Niente, stamattina mi sono svegliata alle 11, mamma mia, adesso sono in giro con il mio bau, poi dopo non lo so, andremo a fare un giro io, Maritino e mia mamma, vediamo dove ci porta la macchina, vediamo fare un giretto nei supermercati, centri commerciali, vediamo un po' che si fa. Per il resto volevo parlare di YouTube. Cosa penso di YouTube? Credo che YouTube, se usato bene, sarebbe un bel social. Non mi piace quando vedo il dissing e gente che butta fango su altra, non mi piace. O capisco che dovete fare visual, che dovete fare iscritti. Che su YouTube va questo, se no non sei niente. Però sinceramente io vedo molti canali interessanti che parlano di cultura, parlano di cose interessanti, parlano video tutorial, trucchi, c'è tanta roba che è veramente interessante, cinema, cose. Perché fare dissing? Secondo me si fa anche dissing perché una persona non ha contenuti da portare sul proprio canale e sa che paraculare la gente è il suo, la cosa che riesce a farla meglio e quindi imposta il suo canale su questi argomenti che poi chiamiamoli argomenti. Buttare fango non credo siano argomenti. Ovviamente io non mi riferisco a nessuno in particolare perché sinceramente io non ce l'ho con nessuno, però su YouTube si vede questo e questo veramente ha stancato di brutto, raga, cioè, io preferisco, non so, chi mi fa vedere bei posti, chi mette le canzoni, mette la propria musica, cioè le cose creative, no? Le cose così, paraculare, ripeto. È un'arte che sanno fare tutti, cioè. Ora però passiamo alla parte bella di YouTube. La parte bella è che ci sono molta bella gente in chat che si può scherzare, che ti commenta i video, che apprezza il lavoro che fai, che ti segue. Si restaura un'amicizia, anche se io sinceramente sull'amicizia virtuale non è che ci credo poi tanto, perché sono una persona che già non si fida del prossimo, mi fido solo di me stesso, ok? E poi appunto c'è la parte creativa delle persone che a me piace un sacco, che perché mettono proprio del loro. Ovviamente ci sono persone su YouTube che riescono a portare un argomento, cioè impostare il canale sempre su un argomento. Cioè, nel senso, tipo i game player fanno il game player, ok? Giocheranno con tanti giochi, però il loro scopo è il game player, ok? Io sinceramente sono una persona confusionaria, sono una persona difficile, sono una persona che non gli piace sempre le solite cose, mi piace sempre cambiare nella vita. E che dire, quando mi chiedono cosa tratta il tuo canale, boh, io metto quello che mi sento di mettere in quel momento, non tratta di nulla, tratta di me. Parla di me, i miei stati, le cose che mi piacciono e io spero che i miei contenuti siano apprezzati, appunto. Poi, oh, se non vengono apprezzati, mettete il dislike, Ovviamente scherzo, ognuno è libero di fare ciò che vuole. E comunque, il mio scopo è strapparvi un sorriso e portare messaggi belli.
Ok, da guerriera è tutto. Un abbraccio a tutti, bella raga, fate i bravi e non rompete i marroni al prossimo. Che si campa 100 anni, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.